Bentrovati a Ospitalità E, rubrica Fate bene, fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un bentrovato a Fra Marco Fabello, direttore della rivista Fate bene, fratelli. Bentrovata a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Bene, oggi siamo alla puntata intitolata Il meglio di, perché vogliamo, diciamo, in concomitanza con il nuovo anno, l'arrivo del nuovo anno, vogliamo un po' riepilogare quelli che sono stati, secondo noi, i momenti più significativi di questa stagione e della precedente. Partiamo con il primo contributo. L'ospedale di comunità può definirsi come una struttura di ricovero breve, perché indicativamente la durata media va dalle 4 alle 6 settimane ed è rivolto a quei pazienti che a seguito di un episodio acuto oppure per la riacutizzazione di patologie croniche necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, che sono potenzialmente erogabili a domicilio, ma che trovano una risposta in queste strutture proprio in mancanza di un'idoneità del domicilio stesso, perché può essere che il domicilio è inidoneo dal punto di vista strutturale al momento della dimissione, oppure ci può essere una rete familiare che non riesce a farsi carico della dimissione. Oppure, in quanto necessitano di un'assistenza con una sorveglianza infermieristica continuativa che non può essere erogabile, almeno per il primo periodo, a domicilio, Ecco, appunto Fra o per Marco. motivazioni di natura clinica o per motivazioni di natura, come dicevo prima, sociale. Sì, certo. Il rapporto qui è un rapporto intenso tra il medico, il personale e il paziente. Diciamo che l'importanza è che sia i familiari che il paziente prendano appunto la consapevolezza della situazione. E questo è importantissimo per la cura, quindi dal punto di vista anche psicologico bisogna che sia il paziente che i familiari siano bene consapevoli del processo che sta avvenendo. Il riscontro è questo, cioè presa questa consapevolezza che fa parte proprio della cura, i risultati si vedono perché sono in grado di accettare questa, diciamo, questa malattia che in qualche maniera le aveva portati da noi. Un passaggio importante perché nei grandi ospedali non c'è questa possibilità di avere un rapporto così umano con i malati. Effettivamente parliamo di strutture che hanno 10-15 persone, per cui il medico quotidianamente fa il suo giro, discute e poi, visto in questo momento di lockdown, raggiungono le telefonate dei familiari che vogliono sapere, conoscere e sapere come procede la cura. Quindi parliamo di persone che poi in gran parte ritorneranno nell'ambiente domestico. Allora, Fra Marco, un'ospitalità vicina, l'ospedale di comunità. Parliamo dell'ospedale di comunità del Fate Bene Fratelli di Venezia. Sì, perché ancora nella nostra realtà è ancora il primo, e come d'altra parte anche nel territorio italiano è una iniziativa questa che è prevista nei nuovi fondi europei e dovrebbe essere in Italia di, mi pare, un centinaio di questi, forse di più di questi ospedali di comunità. È una cosa ancora abbastanza nuova, un po' discussa. Non tutti sono favorevoli, però il problema è che non sapendo ancora esattamente come potranno essere organizzati o gestiti, è chiaro che non si può neppure essere così, così facilmente attratti da una cosa nuova. Eppure le cose nuove dovrebbero essere quelle più ricercate, perché di vecchio abbiamo tanto e di nuovo abbiamo poca fantasia, quindi l'ospedale di comunità, per secondo me, rientra tra le cose più importanti che si possono fare, sempre pensando che debba essere di comunità, cioè di un luogo vicino e non che uno debba fare chilometri e chilometri per raggiungere i suoi cari malati o la sua famiglia.
Ospitalità è arte di ricominciare, questo è il contributo che andiamo a vedere, in cui lei, Fran Marco, si trasferirà da questo studio al nostro contributo. Possiamo definirlo un numero celebrativo di un evento sportivo, che però ha anche altri significati. No, la scelta della copertina è chiaramente fatta in omaggio soprattutto alle persone che hanno dei problemi. E queste Olimpiadi, che qualcuno continua a chiamare Paralimpiadi, ma che sono Olimpiadi a tutti gli effetti, hanno certamente fatto molto bene a tante persone inabili, a tante persone con difficoltà, perché hanno visto quanto i loro colleghi nella disabilità siano stati capaci di fare. Questo deve anche farci pensare che non c'è mai un limite alla capacità di riprendersi o alla capacità di rinnovarsi, e che anche le situazioni più complesse possono avere una vita vera, una vita soddisfacente. Se devo dire qualcosa in aggiunta, anche se è difficile aggiungere qualcosa, ma anche poi perché parlo a me stesso e faccio un po' di fatica, ma insomma, se io dovessi dare un premio alle ultime 50 copertine della rivista, a questa copertina darei il premio, non perché l'ho pensata io, ma perché mi sembra che in sé raccolga tanti valori e tanti significati che forse è più facile esplicitarli con una fotografia che con le parole. E mi auguro e spero che questi segni, che sono anche evidenti, ma mi è sembrato anche molto più compresi nell'ultimo tempo, possano continuare ad essere valorizzati, perché le persone disabili possono avere una risposta positiva e una attenzione particolare che è richiesta dalla loro situazione. Poi non immaginiamo che tutte le persone disabili siano scontente, eccetera. Sono persone disabili che sono più contenti di noi, più sorridenti di noi. E questo dovrebbe farci un attimo anche riflettere. Tra l'altro in questa copertina viene menzionato un importante traguardo, l'85esimo della rivista. Sì, infatti se parleremo della rivista una prossima volta, parleremo per l'ultima volta dell'85esimo, perché sarà l'86esimo. È un segno di anzianità, speriamo di una buona continuità. Bene, andiamo avanti con i nostri contributi. La presa in carico di questi malati non passa solo attraverso la pillola. Purtroppo ancora esistono degli approcci così scotomizzanti che non sono in grado di farsi carico dei bisogni dei pazienti e dei malati, ma nel nostro centro, accanto al farmaco, esistono interventi tipo non farmacologico che abbiamo sperimentato e di cui abbiamo provato l'efficacia. Sono in corso anche in questo momento progetti di ricerca di teleriabilitazione, stimolazione cognitiva. Altro elemento importante della presa in carico è il familiare, quel cosiddetto caregiver. Continuare ad avere, a poter avere una qualità di vita che è degna di essere vissuta. Non facciamo della memoria un valore assoluto, nel senso che molto spesso noi vediamo familiari, vediamo anche i malati stessi, che per la paura o per il problema della memoria pensano di non poter avere più una vita degna di essere vissuta. Questo assolutamente non è. La vita del malato con Alzheimer, la vita del malato con demenza, con qualsiasi forma di demenza, è una vita che è sempre degna di essere vissuta in qualsiasi fase della malattia. Chiaramente è una vita che deve essere aiutata, e quindi cercando di intervenire e di arricchire sempre quelle che sono le risorse residue, sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista funzionale. Quindi, ricollegandomi anche a quello che diceva il professor Zanetti, c'è la necessità di prendere in carico il malato non solo dal punto di vista cognitivo, certamente una cosa estremamente importante, ma molto spesso il problema cognitivo è secondario a problemi che possono essere esterni, ad esempio, al problema del cervello. Pensiamo a tante acutizzazioni di malattie, magari il malato con Alzheimer avesse soltanto l'Alzheimer.
ha molto spesso anche tante altre malattie che possono influenzare negativamente il problema della memoria, il problema dell'orientamento, il problema della cognizione. Ovviamente Fra Marco si parlava di Alzheimer, ma non era particolarmente importante questo, era importante far capire qual è l'approccio al malato. Sì, siamo nel tempo di Avvento e di Natale e credo che un pensiero a questo settore così significativo come quello dell'Alzheimer, ma dei malati in genere, richieda proprio il cuore, l'apertura del cuore, perché con certi tipi di situazioni di malattia è solo il cuore che comanda, perché con i malati di Alzheimer, ma anche con altri malati, rimane l'unica risposta. Proprio in questi giorni abbiamo letto di quel comitato etico, chiamarlo etico mi sembra un po' una cosa contro natura, ma che ha consentito ad un malato, dopo tanti anni di malattia, di poter morire. Ecco, io credo che dobbiamo aiutare le persone a poter vivere e credo che se noi siamo vicini alle persone e le accompagniamo in modo adeguato e la terapia del dolore fosse fatta bene, molti medici non la sanno fare, ecco, io credo che queste due cose potrebbero consentire a tutti i malati di vivere con la loro malattia, con i loro disagi, una vita degna fino alla fine. E adesso testimonianze dalle direzioni sanitarie dei Fate Bene Fratelli. Allora, quell'orologio che voi vedete è un dono di accoglienza, peraltro, che mi hanno fatto la psicologa dell'ospedale, della casa di riposo e l'educatore della casa di riposo, che circa 15 giorni, 20 giorni dopo che ero arrivata, per venirsi a presentare ufficialmente, sono arrivati con questo orologio fatto dalla signora Vincenza, che andando a casa ha proprio detto: lo lascio a voi per regalarlo alla dottoressa come dono di arrivo. E quindi per me questo è stato, un gesto che sembra quasi una catena, no? di granelli della catena di un rosario, il paziente che pensa addirittura alla direzione, l'educatore e la psicologa che pensano a me portandomi un dono, mi sembra davvero di aver raggiunto l'apice dell'ospitalità. Ecco. E andiamo a un'altra direzione sanitaria, parla adesso il direttore sanitario aziendale della provincia Lombardo-Veneta. La direzione medica aziendale si occupa di tantissime cose, ma proverei a condensarla in una unica frase, ovvero lo sviluppo organizzativo delle attività sanitarie. Questo vuol dire tutto e niente detto così. Ma nella realtà significa conoscere bene l'organizzazione in cui si è, capire quali potenzialità ha, come le sta esprimendo, se le può esprimere meglio, quali sono i suoi rapporti con il territorio in cui si trova, cercare di creare una rete di rapporti con le strutture circostanti per poter operare meglio a favore del cittadino, per fare vera ospitalità, perché l'ospitalità è mettere al centro la persona. Per poterlo fare dobbiamo essere non soli e autoreferenziali, dobbiamo essere una struttura che offre qualità, appropriatezza, precisione nel servizio e dare soddisfazione all'utenza. Questo senza pretendere nulla in cambio, come nello spirito del Fate Bene Fratelli. Cosa devo dire di fronte a ciò che hanno detto questi due direttori sanitari? Ora, la prima che ha parlato è arrivata da poco e già da subito si capisce che gli ospiti malati hanno compreso benissimo il significato di questa presenza e l'orologio che è stato donato
è il segno che i tempi, il tempo, l'orologio ce lo indica, è il tempo buono per creare una buona realtà anche assistenziale. Proprio in questa situazione stiamo pensando come far rivivere bene il Santo Natale ai malati che da anni o da tanto tempo vedono poco i loro familiari. A Natale non si può non pensare che questo deve avvenire. Il direttore aziendale dice bene, no, questa è la vera ospitalità. E io credo che la vera ospitalità, se è ben compresa dalle direzioni, è ben distribuita anche a tutto il sistema. Bene, dal carisma raccontato dai laici andiamo al carisma raccontato dai Fate Bene Fratelli. Ecco, è stato un momento bellissimo nella mia vita, è da anni che aspettavo che avverrà la professione solenne. Dico la verità che nel momento, all'inizio della messa, ero felicissimo, ma dopo 2-3 minuti ho sentito una paura, no? Che cosa succederà? Sembrava che sono nel cielo, che sono da solo in chiesa. E poi, mentre Fra Angelo cantava le litanie dei santi, ero steso davanti all'altare, ho sentito veramente l'amore di Dio, che Dio praticamente che mi accoglie, che ho dato tutta la mia vita e che le mie vie fino adesso che mi portavano a Brescia sono ripartite. Quindi veramente ho sentito l'accoglienza di Dio e l'amore di Dio in quel momento. Per i Fate Bene Fratelli, la professione solenne possiamo dire che è il momento pubblico dove la persona con libertà e responsabilità dice davanti alla Chiesa, davanti alla comunità, al popolo di Dio, che la sua chiamata al servimento di Cristo è al servizio dei poveri malati. Noi facciamo, come tutti in congregazione, tre voti: il voto della povertà, castità e obbedienza, ma anche abbiamo un quarto voto di Fate Bene Fratelli, che è il voto dell'ospitalità, che è essere accanto ai poveri malati. E per questo la professione solenne possiamo dire che questo è un momento pubblico dove la vita del Fate Bene Fratelli, già per tutta la vita, è in disponibilità a Dio e alla missione, all'ospitalità che siamo chiamati. Marco, un ultimo pensiero per chiudere questa densa puntata. Abbiamo fatto tre passaggi, no? Dall'operatore medico sanitario, diciamo così, ai direttori, ai religiosi che si consacrano. È una catena, ma i primi due senza il terzo non stanno in piedi. Quindi bisogna che i religiosi da parte loro e i laici da parte loro imparino a parlarsi, a stare insieme, a condividere. E così avremo un San Giovanni di Dio che si rinnova e continua a camminare in mezzo a noi. Con questo importante augurio salutiamo Fra Marco Fabello, lo ringraziamo per essere stato con noi. Arrivederci. E a voi tutti che ci seguite, un arrivederci alla prossima puntata.